Ciao guerrieri di luce, io sono Josué e oggi farò un video divinazione per farvi prendere consapevolezza di quale arcangelo vi è più vicino in questo momento e cosa vuole comunicarvi. Allora, per questa divinazione ho scelto questo oracolo, Angel Prayers Oracle Cards di Kyle Gray, che è un mazzo a cui sono molto affezionato e che utilizzo spesso quando voglio mettermi in contatto con gli esseri di luce e in particolare con gli arcangeli. Per chi fosse interessato lascerò il link in descrizione per acquistarlo su Amazon. Ho già scelto 4 carte per voi ed ho abbinato ad ogni carta un cristallo diverso. Il cristallo è ovviamente in linea e in risonanza con la carta di riferimento, per cui potete scegliere la carta anche in base al cristallo. Se c'è una pietra che vi attira particolarmente, quello potrebbe essere un ottimo indizio che è proprio quella la carta che dovete scegliere. Comunque, prima di fare la vostra scelta, cercate di svuotare la mente da qualsiasi pensiero e preoccupazione. Fate magari dei respiri lenti e profondi per rilassarvi, dopodiché, come sempre, portate l'attenzione sul cuore e chiedete agli esseri di luce che vi sono vicini di aiutarvi a scegliere la carta che rappresenta il messaggio di cui avete bisogno, un messaggio da parte di un arcangelo che è importante per voi in questo momento della vostra vita. Prendetevi il vostro tempo e poi fate la vostra scelta. Questa è la carta numero 1, carta numero 2, carta numero 3 e carta numero 4. Per chi ha scelto la carta numero 1, l'arcangelo che vi è più vicino in questo momento è Zadkiel ed è l'arcangelo che io definisco della trasformazione. È un arcangelo che si avvicina quando stiamo per fare dei cambiamenti importanti nella nostra vita. Cambiamenti che possono essere nella sfera familiare, nella sfera sentimentale, professionale o di altro tipo. Quando in qualche modo stiamo cambiando pelle e quindi stiamo lavorando affinché noi possiamo essere più in linea con il nostro vero progetto divino. Sicuramente ogni volta che dobbiamo affrontare un cambiamento non è mai facile, perché affrontare qualcosa di nuovo, disconosciuto, molto spesso spaventa. Ma Zadkiel è apparso in questa lettura proprio per dirvi che state nella direzione giusta, state andando nella direzione giusta. Per cui rimanete fedeli a voi stessi, rimanete fedeli a ciò che realmente volete e non abbiate paura del futuro, perché comunque il rischio sarebbe quello di rimanere nella situazione stagnante che vivevate prima. Per cui è importante avere fede, avere coraggio e continuare il processo trasformativo. Se invece non state affrontando nessun tipo di cambiamento nella vostra vita, Zadkiel è apparso in questa lettura per spronarvi a farlo e quindi vi invita a guardarvi dentro, vi invita a fare un'analisi critica della vostra vita e di prendere consapevolezza delle cose che non vi fanno stare bene, delle cose che vi creano sofferenze, che possono essere relazioni, possono essere situazioni professionali o familiari. Ecco, fate un'analisi di tutto ciò che non va bene nella vostra vita, che non vi rende sereni e felici, e poi vi invita a muovere per attuare quei cambiamenti necessari per ritrovare la serenità e la felicità. Zadkiel è apparso proprio per darvi fiducia, per farvi capire che non sarete soli in questo processo trasformativo e che lui, con la forza della sua fiamma violetta, vi sarà vicino e farà in modo che tutti i cambiamenti andranno a buon fine. Per chi ha scelto la carta numero 2, l'arcangelo che vi è più vicino in questo momento è Ariel. Ariel molto probabilmente è apparso in questa lettura perché in questo periodo state lottando per qualcosa, probabilmente per far valere i vostri diritti o semplicemente per ottenere ciò che ritenete giusto. Anche se comunque la vostra causa è sicuramente nobile e avete senz'altro delle buone intenzioni, Ariel vi sprona a combattere tenendo la pace nel cuore e quindi a non cedere alla rabbia o comunque alla voglia di dover aver ragione a tutti i costi. Sicuramente siete delle persone combattive, audaci, intraprendenti, avete una voce e non avete paura di usarla. Queste sono senz'altro delle caratteristiche ottime per raggiungere i vostri obiettivi e soprattutto anche per fare strada nella vita.
Però affinché tutto questo non vi si ritorca contro, è importante sempre mantenere questa armonia interiore, quindi a non cedere mai a quelle che sono magari le necessità dell'ego, l'ego che vuole sempre avere ragione, l'ego che in qualche modo vuole schiacciare il prossimo a suo vantaggio. Ecco, cercate di non cedere mai a questi istinti più bassi, perché questo alla lunga potrebbe danneggiarvi. Ariel vi invita a essere dei guerrieri colmi di pace e di amore. E quindi combattete sempre anche nel rispetto del vostro avversario e nell'amore nei confronti del vostro avversario. Se agirete in questo modo, le vostre battaglie verranno sempre vinte. Per chi ha scelto la carta numero 3, l'arcangelo che vi è più vicino in questo momento è Sandalfon. Quest'arcangelo vi è apparso per invitarvi ad accettare l'aiuto da parte del prossimo. Perché comunque siete delle persone che tendono a non chiedere mai aiuto agli altri, a mostrarsi sempre forti, sempre tutte d'un pezzo. Ecco, in questo caso Sandalfo vi sta invitando a far vedere quelle che possono essere le vostre vulnerabilità, i vostri lati deboli, perché comunque il bisogno di apparire sempre forti, sempre autonomi e di non avere mai bisogno di niente è un bisogno dell'ego e senz'altro non dell'anima. Le persone che vi amano anche in virtù di quelle che possono essere i vostri bisogni e le vostre debolezze, per cui non abbiate paura di affidarvi alle persone che vi vogliono bene. Sandalfon è apparso in questa lettura anche per spronarvi a chiedere aiuto agli esseri di luce attraverso la preghiera, proprio perché affinché gli angeli, gli arcangeli possano aiutarvi in questo momento è importante che voi lo chiediate espressamente. Come sappiamo, gli uomini hanno il libero arbitrio, per cui non possono essere aiutati dagli arcangeli a meno che non chiedano il loro aiuto. Quindi affidatevi alla preghiera e quando pregate abbiate una fede incrollabile che ciò che chiedete si manifesterà senza alcun'ombra di dubbio. Se siete dei musicisti, dei cantanti o se semplicemente amate la musica, Sandalfon vi invita ad utilizzare proprio la musica per ricevere ispirazioni. Attraverso la musica voi avete la capacità di poter ricevere delle intuizioni preziose, quindi di essere guidati dall'alto per capire in che direzione andare. Per cui nei prossimi giorni magari ritagliatevi qualche spazio per poter ascoltare la musica che amate di più e abbandonatevi proprio al suono, alla musica e vedrete che arriverà qualche intuizione, qualche percezione che sarà veramente importante per voi. Per chi ha scelto la carta numero 4, l'arcangelo che vi è più vicino in questo momento è Raphael. Molto probabilmente alcuni di voi si stanno riprendendo adesso da una malattia che può essere un'influenza, un malessere stagionale, un altro tipo di problema. Ecco, Raphael è apparso in questa lettura proprio per dirvi che sta lavorando per riportare il vostro corpo nello stato ottimale di salute. Però è anche apparso per farvi prendere consapevolezza che siete voi a determinare il vostro stato di salute. Per cui se non siete stati bene, se vi siete ammalati, è stato a causa di determinate forme pensiero o di alcuni sentimenti negativi come rabbia e rancore che vi hanno portato progressivamente ad ammalarvi. Raphael è l'arcangelo della guarigione, ma affinché possa riuscire effettivamente a riportarci in uno stato ottimale di salute, è importante che anche noi collaboriamo. Per cui prendiamo consapevolezza veramente che il nostro universo interiore, il nostro modo di reagire alle situazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri influenzano il nostro campo energetico e quindi possono creare uno stato ottimale di salute, ma allo stesso tempo possono creare anche uno stato di malattia. Prendiamo quindi consapevolezza del nostro potere interiore. Per le persone che invece non sono state male nell'ultimo periodo, anzi sono state più che in forma, Rafael è apparso per avvertirvi che c'è qualche cosa nella vostra vita che può essere un vostro pensiero ossessivo ricorrente, può essere il modo in cui state reagendo a una determinata situazione, che se voi non cambiate potrebbe portarvi ad ammalarvi. E quindi ancora una volta il messaggio che vuole comunicarvi è prendete consapevolezza del vostro potere interiore e che quindi ogni emozione disarmonica, ogni pensiero negativo ha comunque una conseguenza sul nostro corpo.
Bene, questi erano i messaggi degli arcangeli. Fatemi sapere nei commenti quale arcangelo vi è più vicino in questo momento e soprattutto se il messaggio che vi ho comunicato vi risuona in qualche modo. Se vi è piaciuto questo video, come sempre vi chiedo di lasciare un pollice in su e se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Io vi mando un abbraccio di luce e vi do appuntamento al prossimo video.